Dodicesimo successo consecutivo per l'Aquila che nell'anticipo del sabato fa suo il derby contro il Torino in parte. Al Gran Sasso a Concia termina 0-4 per gli inconsueti ospiti in controllo della gara dall'inizio alla fine. Biancorossi comunque migliori rispetto a quelli visti nella gara di andata, ma la differenza tra le due formazioni la si è vista. Bello l'ingresso in campo accompagnato dai festosi bambini della scuola calcio di Torino in parte. Biancorossi di Narducci in campo con il 4-4-2, assenti Bafile, Di Marzio e Cecchetti. Pace e Silla tra i lati, in avanti Coletti e Valenti provano a insidiare la retroguardia rossoblu. Cappellacci che rigetta nella mischia Ranalletta che non giocava dalla gara di canestro contro il Pucetta. 4-3-3, fuori Catalli che viene rimpiazzato da Passacandando, torna invece Maisto dal primo minuto. Il bomber campano assieme alla Selva affianca nella manovra De Angelis. Passano 5 minuti e la Selva porta l'Aquila in vantaggio, fendente dalla distanza del 7 rossoblu che si insacca all'angolino basso. 18esimo, ancora la Selva pericoloso, bello l'1-2 con Maisto, conclusione insidiosa che viene però ben deviata da Bafile. 30esimo, il Selva Show continua, l'ex Lanciano sulla sinistra supera Serpetti, si accentra, va al tiro e 2-0 l'Aquila. 37esimo, cross dalla destra, Maisto sale più in alto di tutti e trova il 3-0, trovando subito il gol al suo rientro in campo da dedicare a nonna Carmela. 38esimo, il Torino in parte si vede in avanti, perfetto il suggerimento di Valente per Rosati, Ranalletta riesce letteralmente a rubare la sfera dai piedi dell'ex Amiternina. 42esimo, ritorna l'Aquila, cross di Mohamed, botta al volo di Campagna, sfera sul fondo. Nella ripresa l'Aquila trova subito lo 0-4, secondo, Morra serve sulla sinistra De Angelis, diagonale, potente e preciso, diretto sul palo lontano e Bafile viene battuto. 13esimo, Zanon in zona Catalli, cerca il gol su punizione, traiettoria a giro che si spegne sopra la traversa. 24esimo, torno in parte insidioso con Pace, azione personale sensazionale dell'esterno biancorosso che meriterebbe il gol, tiro che si spegne sul fondo, ma non di molto. 30esimo, cross dalla destra di Pizzola, Carosone di testa non trova lo specchio di porta, l'Aquila che va vicino alla manita al minuto 38, quanto di Noccia dalla distanza va a colpire il palo. Finisce qui, con l'Aquila che continua a dettare legge in vetta alla classifica. Il Torino in parte da adesso dovrà pensare alle ultime 9 finali per centrare l'obiettivo salvezza. Di seguito, spazio al post-gara. Sicuramente a livello di crescita rispetto a 3 mesi fa, almeno al 10-20 ottobre, sì, molto meglio. Questo già era un pensiero che volevo dirlo oggi. Bisogna fare un plauso al di là della società, del progetto, dei tifosi, della città che hanno contribuito, però credo adesso mi sento il dovere di farlo allo staff, al mister Cappellacci, con Andrea Sciarra e tutti gli altri, perché affrontare l'Aquila è vero che ha qualità e caratteristiche importanti proprio la squadra di per sé, però le qualità e l'impronta del mister si vedono. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, penso abbiamo fatto circa l'85-90% di possesso palla, molto ordinati, abbiamo fatto tutte le nostre giocate, abbiamo fatto molto molto bene il primo tempo. Secondo, poi abbiamo fatto subito il quarto gol, poi c'è stata la girando le sostituzioni che ha un attimino spezzato il ritmo e quindi si è abbassato un po' il ritmo della partita. Gli ultimi 20-25 minuti sicuramente non sono stati un bel vedere, però dai, ci può stare. Ci voleva proprio questa partita, spero di aver rispettato la fiducia del mister, anzi lo ringrazio perché questa settimana, diciamo, mi sono allenato bene, quindi il mister l'ha notato e mi ha schierato in campo, quindi lo ringrazio per la fiducia. Sono rimasto sempre sul pezzo, ho dato sempre il meglio di me in allenamento e quindi, diciamo, questo periodo è stato vanificato appunto dalla presenza di oggi.